Faccio una provocazione, proprio rispetto a quello che dicevi prima, rispetto ai commenti. Il fatto che non ci siano stati commenti, diciamo così, critici, critici nel senso di dover gestirli come critica, il fatto che non ci siano stati dei flame, come si dice, cioè qualcosa che genera Risse, sì, provocazione, certo. risse, eccetera. Non c'è una mancanza di creatività in questo? Cioè la provocazione è anche creatività? No, allora la mia filosofia è che la provocazione sia una cosa e la creatività sia un'altra. Voglio dire, una discussione anche molto accesa, costruttiva e creativa, e va benissimo anche perché le persone abbiano posizioni differenti, è successo. È successo, ma il gesto provocatorio in sé che non costruisce niente e si esaurisce in se stesso e ha l'unico scopo di promuovere se stesso, non è creativo, è puro narcisismo stupido e bisogna romperla questa confusione, bisogna romperla sul serio. All'estero non c'è questo tipo di confusione. La definizione, anglosassone più condivisa, ma dalla pagina inglese di Wikipedia alla Harvard Business School, è che la creatività è ciò che è nuovo e appropriato. Cioè la categoria della appropriatezza, che in Italia sembra esotica, è in tutto il mondo anglosassone, che peraltro si occupa di creatività in maniera strutturata almeno dagli anni 50, mentre qui da noi non c'è nulla, ecco, la categoria della appropriatezza è fondante. Ciò che non è appropriato al tempo, all'uomo, all'oggetto, allo scopo, non è creativo, è episodico, frivolo, inutile, accessorio. Sproporzionato, un po' sciocchino Certo, sì. Non giustificabile alla anche, no? Sì. Non ha senso. Allora, la creatività è continua produzione di senso. In una visione ampia della creatività, la storia dell'umanità è il sovrapporsi di ondate di produzione di senso. Dal primo graffito sulla prima caverna, l'invenzione della ruota, alla scrittura della Divina Commedia o dell'Ulisse, o all'invenzione della fotografia, ai viaggi nello spazio. È produzione di senso. Tutto ciò che esula da una produzione di senso condiviso non può essere creativo. Secondo te in Italia stiamo producendo senso? No, non stiamo producendo una frazione minima del senso che dovremmo e potremmo produrre. Qui si apre un altro enorme argomento che mi sta molto a cuore ed è quello del progetto di sviluppo di questo paese. Sono utile, cerco di pubblicare anche elementi, documenti, link consistenti. In uno degli articoli più visti, linkavo uno studio europeo sul business della creatività e della cultura. Ecco, pochissimi sanno che il PIL generato dall'industria della creatività e della cultura è doppio del PIL generato dal mercato dell'automobile. Sono dati europei, non me li sto inventando. Non li conosce nessuno. C'è un nuovo documento dell'Unione Europea che analizza l'utilizzo dei fondi strutturali per l'industria creativa e la cultura. È un disastro l'utilizzo italiano. La cultura italiana viene vista solo come accessorio turistico, non come fondamento per la creazione di un valore futuro, per la creazione di Sì. nuove idee. È come se museificassimo un antico talento rinunciando a costruirne del nuovo, a cominciare dall'educazione. È una situazione devastante. I politici non ne parlano, c'è un'assenza di progetto totale in questa dimensione. E purtroppo il mondo creativo, che è ampio, variegato, vivace, non riesce a mettersi a fare sistema, è povero e disperato in questo periodo, no? E quindi non riesce a fare sistema e a
proporre idee strutturate in questa direzione. Io spero che le cose si muovano. Certo. Nuovo e utile il mio piccolo contributo, cioè io metto online una qualità veramente ampia di strumenti di buona qualità Che sono anche metodologie. che sono in buona parte riconducibili a metodologie o a opportunità o a spunti, scintille che possono accendere una curiosità, no? E poi spero che qualcuno la cogliera, se no, poi qualcuno la coglierà.